Cari amici di Telegolfo, sullo sfondo le note di una musica popolare, accanto a me Davide Scionti, una serata fresca a Santa Maria Infante. Cosa si festeggia oggi qui a Santa Maria? Niente, questa è una serata organizzata dal Comitato Festa Festeggiamenti del 23 e 24 agosto della Madonnina in fasce, che fa parte di un gruppo di serate che vanno a fare cassa alle serate del 23 e 24 agosto. Si parte chiaramente da lontano perché ci servono fondi per poi organizzare le serate finali. Chiaramente. Sì, sì, chiaramente di questi tempi purtroppo cerchiamo di fare cassa in questo modo. È un modo sicuramente trasparente di fare cassa, perché comunque si offre del cibo. Noi siamo arrivati tardi, confessiamolo, la pasta già non c'era più, significa che la serata è andata bene. Sì, il menù era un menù abbastanza ricco, le persone sono rimaste tutte contente, la pasta cucinata dalle cuoche dell'associazione Amici Santa Maria Infante, salsiccia, hamburger, tutta roba casareccia, il vino, aiutati dalle cooperative Ollus, tutto a scopo sociale. Ricordiamo che poi Santa Maria è una realtà piccola, però comunque coesa da anni per anni. Noi siamo venuti qua anche attraverso le telecamere, abbiamo visto spettacoli di ogni genere, anche spettacoli teatrali si faceva, quindi si è sempre organizzato qualcosa. Ma veniamo a quello che invece si organizzerà il 23 e il 24 di agosto. Sì, sono due serate, ripeto, due giorni all'insegna dei festeggiamenti in onore della Madonnina in fasce. In programma abbiamo la prima serata, una serata di un'orchestra, balli, liscio, far divertire, diciamo. E vabbè, la seconda serata che si comincia alle ore 18 con la processione, il parroco, poi la Santa Messa, e dopo a fine serata ci sarà il concerto dei Dam in collaborazione con l'articolo 31 DJ Jad e alcuni componenti dei 99 POS. Poi ci sarà uno spettacolo con delle fontane danzanti luminose che, diciamo, qua in zona si è visto, non si è quasi mai visto. Appunto per questo noi abbiamo cercato di coinvolgere i giovani con questo tipo di cantanti e di fare una cosa nuova con queste fontane danzanti, uno spettacolo diverso, diciamo, dagli altri. Allora, prima di lasciarci, ricordiamo quali sono i componenti del comitato festeggiamenti, perché poi sono quelli che effettivamente si impegnano più degli altri. Sì, purtroppo, dico purtroppo, perché l'impegno è in questi periodi molto, perché comunque non si riesce a fare cassa, come dicevamo prima. Niente, il comitato è composto da io, Scionti Davide, mio fratello Scionti Giuseppe, Pietro Tucciarone, Fasulo Giuseppe e Giovanni Macera. Niente, tutte persone qui del luogo che ci aiutiamo a vicenda, cerchiamo di fare del nostro meglio, diciamo. Qualsiasi iniziativa è poi comunque una cosa buona per il paese, per il paese, anche per il circondario, perché poi qua non c'è solo gente di Santa Maria. No, per fortuna la serata è riuscita, una bella serata, siamo contenti. Comunque l'interesse nostro è anche quello di stare tutti assieme, di divertirci, di passare una serata diversa di questi tempi, diciamo. Allora, l'appuntamento lo ricordiamo per il pubblico che ci ascolta: 23 e 24 agosto, 24 agosto proprio il giorno dei solenni festeggiamenti, sì, sì. E in più il concerto dei 99 posse, DAM, sì, articolo 31, sì. Quindi complessi che già hanno una storia musicale. Quindi un in bocca al lupo per il lavoro da svolgere ancora. Speriamo. E appuntamento al 24. Sì, io invito tutti
i telespettatori di Telegolfo a partecipare numerosi alle festeggiamenti del 23 e 24 agosto e a stare insieme in questa frazione, a Santa Maria Infante. Grazie.